Oggi ci trasferiamo in Messico e prepariamo la salsa guacamole. Servirà sale, avocado, ci vorrebbe del coriandolo, ma a me non piace, uso il prezzemolo, lime, mezza cipolla bianca, pomodorini e poi delle tortillas. Per questa tipica salsa messicana, ideale per un aperitivo con gli amici un po' originale, serve l'avocado. Sull'avocado ci sono un po' di criticità perché quelli coltivati oltreoceano hanno un trasporto troppo lungo e non sono quindi prodotti locali. Ma oggi vengono coltivati anche in Italia, per esempio al sud, quindi io utilizzo avocadi totalmente italiani. In Messico usano uno speciale mortaio, ma io da buona genovese utilizzo quello per il pesto, ma va bene anche una ciotola. Iniziamo tritando finemente la cipolla. Tritiamo anche il prezzemolo. Tagliamo a metà il nostro avocado. Apriamo. Togliamo l'osso. E scaviamo la polpa. Mi raccomando, gli avocado devono essere belli maturi. Spremiamo il lime. Uniamo il succo di lime e pestiamo fino a ottenere una crema. Uniamo la cipolla. Pesto anche con la cipolla e poi unisco il prezzemolo. Pestiamo ancora un po'. Aggiustiamo di sale. Poi variante per chi ama il piccante, non obbligatoria, un po' di peperoncino oppure del tabasco. Mescoliamo. Infine tagliamo i pomodorini a piccoli dadini. E uniamo la nostra salsa e mescoliamo. La nostra salsa guacamole è pronta. Il suo nome deriva dal nome azteco dell'avocado, che però io non so assolutamente pronunciare. Se vi avanza sarà difficilissimo, si conserva in frigorifero in un contenitore ermetico per al massimo 2 giorni. È ottima servita con le tortiglie in nachos ed è un aperitivo ideale per gli amici, soprattutto durante la stagione calda.